Buonasera a tutti. Per chi non mi conoscesse, sono Dea Ferlinghetti, sono il consigliere con delega all'orientamento giovani, consiglio comunale ragazzi, eccetera. E sono la persona che, insieme all'assessore all'istruzione Bettina Piccioli, che è qua presente, abbiamo seguito un po' questo progetto. Il progetto, appunto, come potete vedere, è Girls Code It Better, o in versione bresciana concesiana, Gnare Code It Better. E si tratta di un progetto che si svolge, diciamo, a livello nazionale in tanti club, sia per le medie sia per le superiori. In particolare qua a Concesio lo abbiamo, diciamo, aperto appunto per le ragazze delle medie e appunto vuole coinvolgere principalmente le ragazze a quello che è il mondo della scienza, della meccanica, dell'informatica e per dare loro la possibilità, quella che a volte viene spesso principalmente vista come soltanto occupazione maschile e magari poco femminile. Le ragazze hanno partecipato davvero con tanto entusiasmo e con tanto impegno, anche perché è stato un progetto lungo che è iniziato da novembre e le ragazze sono incontrate tutti i mercoledì fino a settimana scorsa. E settimana scorsa, sabato in particolare, abbiamo fatto poi la presentazione finale di quello che è stato il loro lavoro e siamo andati a Verona a presentare appunto il progetto pensato dalle ragazze insieme a tutte le altre scuole del Nord Italia. Poi vabbè, ci saranno altri incontri delle altre scuole. Secondo me è un progetto che ha avuto un grandissimo valore per tre principali motivi. Il primo perché hanno potuto imparare cose nuove e sperimentare in campi che magari non conoscevano. Un altro motivo perché hanno potuto fare socializzazione, hanno potuto collaborare anche con ragazze di diverse classi che magari non conoscevano, ma hanno potuto fare amicizia, ma anche con altre scuole diverse. E in più, vi spoiler, diciamo, quello che era il loro progetto, valorizzare il nostro hub qua in biblioteca e quindi valorizzare il nostro territorio di Concesio. In particolare per questo progetto abbiamo avuto diversi collaboratori. Innanzitutto la Fondazione Futuro MAV, che è quella che ha ideato a livello generale il progetto, ma poi ovviamente la collaborazione tra il comune e la scuola, dove è stato presentato e le ragazze appunto partecipano alla scuola qua di Concesio, e in particolare poi il progetto non sarebbe potuto esistere se non grazie al sostegno della Fondazione Bonatti, che è qui rappresentata oggi dalla presidentessa, la signora Donata Dall'Acqua. Lascio ora la parola alla dirigente se vuole fare anche lei un saluto. Grazie. Allora, buonasera a tutti e vi ringrazio per questa partecipazione e ringrazio anche per l'invito. Questo progetto è un progetto nuovo, innovativo, extrascolastico, proprio perché non è stato promosso dalla scuola, ma è il frutto di una sinergia, cioè di una collaborazione tra vari enti presenti sul territorio, la biblioteca, l'amministrazione comunale e una fondazione che l'ha finanziato. Poi ci sono stati gli esperti esterni che hanno dato il supporto. Però, diciamo, il materiale umano l'ha messo la scuola. Qual è il materiale umano? Sono le ragazze. E quale momento più felice per me essere nel mondo femminile, io rappresentante anche come donna nel ruolo di dirigente, sono assolutamente molto orgogliosa di queste ragazze. Per cui un applauso alle ragazze. Che sono le protagoniste di questo percorso e alle donne nulla, diciamo, è difficile, nulla è vietato e vi siete avvicinati al mondo della scienza, avvicinate al mondo della scienza, avete sperimentato, diciamo, delle attività a volte ritenute un po' maschili. Però ormai per noi non abbiamo, diciamo, le frontiere sono aperte. Io ringrazio anche la collaborazione dell'insegnante, della professoressa Rampinelli. Vedete che serve sempre comunque, serve sempre una guida, serve sempre una compagnia nel viaggio, una compagnia che è una compagnia di un adulto, di un educatore, di un professionista
che le ragazze riconoscono e con cui hanno vissuto questa esperienza. Adesso io sono solo curiosa di vedere poi i risultati e la presentazione. So che sabato avete vissuto un momento particolare, avete incontrato tante altre ragazze. Quante eravate in tutto? 500. Cosa avete detto? 500. Ecco, questo è il frutto anche del loro divertimento, della socializzazione. Perché dico una cosa, concludo, perché come dirigente a livello scolastico nulla avviene in maniera solitaria, l'apprendimento avviene nella socialità, l'apprendimento avviene insieme. Ecco perché si frequenta la scuola, altrimenti ciascuno di noi starebbe a casa, come abbiamo fatto con la DAD. Abbiamo sperimentato anche quello, ma l'apprendimento avviene nella socialità, nel gruppo. Ecco perché è importante anche un'esperienza di gruppo. Per cui 500 ragazze sabato provenienti dal... Ah, per cui tutta l'Italia, o era soprattutto il nord, perché avevano diviso le zone. Per cui 500 ragazze si sono confrontate poi su questi progetti realizzati nelle proprie zone. Per cui avrete visto anche le altre esperienze e avrete portato la nostra esperienza, diventata la nostra. Per cui ringrazio la biblioteca, il responsabile Marco Ardesi, che è sempre attento. Innovativo l'amministrazione comunale, Dea, l'assessore Piccioli, la Fondazione Bonatti, che è sempre sensibile anche a sostenere la formazione. In tutti i sensi, sempre, sempre, di nuovo la professoressa e voi ragazze, grazie di tutto. Buonasera a tutti. Allora, io sono stata molto contenta di fare questa esperienza, perché appunto le ragazze si sono dimostrate molto attive sotto vari punti di vista, sia dal punto di vista proprio tecnico, dove hanno, molte erano già abbastanza avanti dal punto di vista tecnologico, digitale, eccetera, però hanno coltivato meglio questo loro aspetto, sia dal punto di vista della socializzazione, perché quale ambiente migliore della biblioteca per socializzare anche. Infatti devo dire che si è creato un bel gruppo, si sono superati anche quegli ostacoli con Cesio Sant'Andrea San Vigilio, che a volte con la scuola, invece qui era tutto un gruppo. E quindi è stata un'esperienza bella per tutte, abbiamo imparato a progettare, quindi partendo dal nulla e pian piano mettendo insieme tutti i vari tassellini, e sicuramente senza l'aiuto di Nicola Pedralli, il nostro coach tecnico, non avremmo potuto fare tutto questo. Quindi passo la parola a Nicola, che ci racconta la sua esperienza. Buonasera, io sono Nicola, è la mia prima esperienza con le ragazze di questa età facendo corsi di questo tipo, e devo dire che le ho trovate molto attente, molto propositive. Vi racconto molto brevemente quello che abbiamo fatto, perché poi ci penseranno loro. Sostanzialmente ho presentato alcuni argomenti tecnici, quindi la stampa 3D, vari programmi che servono per creare ambientazioni virtuali, fotocamere particolari che servono per scattare fotografie a 360 gradi. Ho presentato loro un certo numero di possibili attività all'inizio, dopodiché loro si sono raccolte in piccoli gruppi e hanno deciso loro che cosa fare dall'inizio alla fine. Quindi, al di là del discorso solo tecnico, diciamo che il punto di vista tecnico spesso è visto anche come un qualcuno che nella sua cameretta da solo fa cose. E invece è vero fino a un certo punto, perché come sanno tutti quelli che fanno questo tipo di lavoro, è vero che c'è questa componente, ma c'è anche molto lavoro di team, lavoro in squadra. Quindi quello che hanno imparato a fare è anche lavorare insieme a gruppi sullo stesso progetto, ma anche tra gruppi. Chi ha fatto una cosa l'ha fatta per quell'altro gruppo e via dicendo. Per cui direi che la mia presentazione è sufficiente, perché penseranno poi loro a presentare tutta la parte. Allora, direi che può cominciare il primo gruppo, che si è occupato di realizzare il sito. Sì.
Noi dovevamo realizzare un sito, ma prima di tutto partiamo dal nostro percorso. Inizialmente abbiamo pensato all'ideazione, quindi come e cosa fare, come organizzarci. Dopo siamo passati alla realizzazione, man mano che ci venivano le idee, le aggiungevamo al nostro sito, questo tramite Google Sites, ed infine lo abbiamo pubblicato in modo che tutti coloro che vogliano possano visualizzarlo. E il nostro sito lo aggiorneremo ogni mese, in quanto aggiungeremo tutte le nuove attività mensili del lab. Da qui in poi. Vicino un po'. Avete bisogno del sito o della presentazione? Del sito. Del sito. Pure la presentazione. Questo era il nostro percorso. Sì. Ok, vai. No, vai. Devi... Allora, secondo me che devono funzionare. Questo qua è per la registrazione computer, però così almeno sentiamo. Ah, quindi doppio, devo parlare doppio microfono. Vai. Questa qui è l'home page del nostro sito, dove appunto presentiamo i volantini di ogni mese. Per esempio, questo qui è quello di gennaio, poi c'è quello di febbraio, di in questo caso si chiama aprile, marzo e febbraio. Il lab inizialmente è nato come centro di aggregazione per persone di tutte le età che potevano unirsi per esprimersi tra di loro o comunque per avere un spazio di congeniazione. Successivamente è diventato un luogo di incontro per ragazzi che svolgono attività come la stampa 3D o altre attività che vi spiegherà dopo Noemi. E appunto è uno spazio per creare e realizzare le cose. Invece in questa cartella del sito possiamo trovare le attività che presenta il nostro hub della biblioteca, come per esempio la stampa 3D, la fresa per tessuti, l'area manga, i videogiochi, la realtà virtuale è aumentata, il plotter da taglio che si usa insieme alla fresa per tessuti, vai Vale, la spillatrice con cui abbiamo realizzato le nostre spille, la stampa di tazze e borracce che verrà aggiunta tra qualche mese e la robotica, dei corsi in cui si costruiscono robot. Ciao. Ok. Dopo abbiamo dedicato una zona ai personaggi, infatti il team dei personaggi ha realizzato un'intera famiglia allo scopo di indirizzare ognuno di noi in una zona della biblioteca. Infatti questi li troviamo all'interno del tour virtuale che si trova in un'altra pagina del sito e ognuno di loro appunto rappresenta un'area, come ad esempio l'area manga, la cucina, l'area videogiochi e hanno il compito di mostrarti la zona più efficace per te. Ad esempio abbiamo la mamma, il papà, il figlio e tutti gli altri componenti che dopo ci mostreranno gli altri team. Era... Spiega il logo dell'hub, dai. Finita, la foto c'è. Allora, il logo dell'hub appunto è una ruota che... sta a significare il lavoro, perché comunque nel lab si lavora a degli oggetti come quelli della stampa 3D o comunque ad altre cose. L'ape è collegata alla perandaggia della biblioteca, che abbiamo pensato fosse carino collegare comunque una cosa uguale della biblioteca. E poi la scritta app. Devo dire del film.
Qui invece possiamo trovare tutte le informazioni riguardanti i lab, come per esempio cos'è la DAD, chi si occupa del lab, a chi è riferito e varie informazioni per chi volesse saperne di più. Nella pagina della biblioteca abbiamo messo due cose principali, che sono la posizione della biblioteca, per chi non sapesse dove si trova, e il tour virtuale che la presenta. Infine troviamo l'ultima sezione, quella degli articoli. Infatti noi, come Biblioteca di Conceso che ha aderito a Goscody Better, siamo finite sul giornale di Brescia, proprio con il titolo La cultura ha trovato la sua cittadella. Quindi diciamo che il sito raccoglie e mostra un po' tutto quello che è stato fatto, e adesso però continuiamo con i vari altri argomenti. Allora, cominciamo a parlare dei gadget che sono stati realizzati. Dove? Non hai tolto la musica, ma non ho mai fatto Prego. Fammi un segno. Cambierai così fanno tranquillamente. Ok. Prego, prego. Allora, per invogliare di più al concorso che è stato realizzato con la biblioteca, abbiamo deciso di dare come premio ai partecipanti dei gadget. Appunto per invogliarli, visto che comunque avevamo la stampante 3D. Ci sono due tipologie di gadget, i magneti e i portachiavi, che sono stati fatti in differenti misure. Su ogni gadget potete vedere che c'è un QR code, e questo QR code è stato fatto apposta per collegarsi al sito che avete visto prima. Queste sono le immagini dei gadget che vi sto facendo vedere. Sono stati realizzati con la stampante 3D, che è una stampante che appunto stampa con questo filamento in plastica, e sono stati realizzati graficamente con un programma fatto apposta, ovvero Tinkercad. E in più, per identificarci come Goscody Better Concesio, abbiamo deciso di creare queste magliette stampate, come potete vedere, con il logo che abbiamo tutte noi, e queste spille. E queste spille che sono state create con una prestatrice apposta che può pressare tutte le immagini che vogliamo sulle spille. Attenti. A questo punto passiamo a presentare un attimo più nel dettaglio i progetti della stampa 3D. Quindi ci sono due gruppi che hanno affrontato ognuno un argomento. Questo è il vostro, giusto? Sì. Praticamente il mio gruppo si è specializzato soprattutto sulla stampante 3D e ci siamo divise in due gruppi, cioè uno che realizzava i portachiavi e l'altro che realizzava le calamite. Prima poi abbiamo pensato alla forma, ai ganci e tutto. E come forme avevamo pensato tante forme, però tipo come il libro, il topo, gli occhiali, il solito topo della biblioteca, un albero, un nido o delle persone stilizzate, dei mini. Però alla fine abbiamo scelto un libro che era proprio il luogo, cioè proprio il simbolo che rappresentava di più la biblioteca, e l'abbiamo realizzato, come ha detto Vittoria, con Tinkercad e con Vector, che è un programma, cioè, che serve per fare forme più difficili che con Vector non si potevano fare. E questo qui è il nostro portachiave. Arrivo.
Poi queste qui sono delle immagini delle vecchie versioni anche che abbiamo realizzato, che poi abbiamo modificato e abbiamo scelto anche i colori insieme a tutti, cioè l'azzurro, il verde e il rosso, li abbiamo votati insieme. E grazie per l'attenzione. Ripetete un attimo la stessa cosa che avete detto. Allora, il secondo team si è occupato in maniera simile però delle calamite e quindi lascio la parola a Beatrice. Io e Sofia abbiamo fatto le calamite sponsorizzando l'app della biblioteca. Abbiamo scelto di mettere un QR code per passare direttamente al sito e poi un'ape perché l'ape è della preandaggio. I colori li abbiamo scelti votandoli tutti insieme. Abbiamo realizzato queste calamite con Tinkercad. Ecco, un'altra cosa importante è che anche tutte le presentazioni le hanno fatte loro con gli strumenti di Google per creare presentazioni in maniera simile a PowerPoint, che magari qualcuno di voi conosce. Hanno fatto le catture di schermo, hanno creato queste presentazioni libere, sono tutte diverse l'una dall'altra, proprio perché non abbiamo dato nessun vincolo al tipo di presentazione. Quindi qualcuno ha fatto un video, qualcuno ha fatto delle schede e via dicendo. Allora, partiamo adesso invece con i personaggi. Sì. Grazie. Come li abbiamo già visti prima, io ho gestito il design dei personaggi. Abbiamo deciso di sviluppare 5 personaggi, cioè Harley e Tommy, che sono i figli, Fabio e Chiara, che sono i genitori, e Marco, che è il nonno. Harley ha 16 anni, è caratterialmente una persona introversa, amante dei film e della musica e gotica. Della nostra biblioteca ama la zona pianoforte e la zona film, mentre del lab adora il club di manga. Tommy ha 7 anni, è il fratello minore di Harley, è iperattivo e ama videogiochi e quindi i tornei organizzati dal lab di videogiochi. Chiara è la mamma, ha 38 anni ed è una donna d'affari e ama la stampa 3D. Fabio è il papà, 45 anni, è gentile e casalingo e del lab ama la stampa magliette. Mentre infine il nonno Marco ha 59 anni e ama la zona cucina. Come abbiamo sviluppato i personaggi? Come prima cosa abbiamo sviluppato il carattere dei personaggi e come esso potesse rispecchiare le varie attività del lab. Poi abbiamo cercato delle foto che richiamassero il carattere che avevamo creato e infine li abbiamo disegnati sia da cartaceo e poi scannerizzati o da tavoletta grafica. Questi personaggi sono sia stati ricreati su Cospace e utilizzati nel tour e sia come nel sito web. Per ora vi passo le mie compagne che li hanno realizzati su Cospace. Allora, io sono Sara e lei Alice e noi abbiamo realizzato il personaggio su Cospace. Dopo vi spiegheremo cos'è. Allora, abbiamo diviso il lavoro diciamo in 4 passi. Allora, il primo è stato inventare i personaggi, quindi dargli un carattere, un aspetto fisico e un nome. Il secondo è stato ricrearli in uno spazio Cospace e personalizzarli per diciamo renderli il più possibile come li avevamo pensati. E poi il quarto è stato creare delle situazioni in cui sorridevano, facevano, si muovevano.
Allora, CoSpace è un'app per ricreare situazioni di realtà aumentata virtuale. Si possono inserire immagini, foto a 360 gradi, audio, video e soprattutto oggetti 3D. In aggiunta c'è un catalogo di elementi che grazie a CoSpace si ha a disposizione e questo aiuta CoSpace a essere più pubblicizzato. Come ha detto Maria Vittoria prima, sono stati utilizzati nel sito del lab e anche nel tour virtuale. Brava. Prossimo gruppo sono impiegato i personaggi che sono stati sviluppati insieme ai due gruppi precedenti. In realtà parlo di gruppi, ma è solo una suddivisione di compiti. Come avete visto, sono tutti compiti, sono tutte attività che sono correlate l'una con l'altra. Qui, ad esempio, vediamo una prima parte del tour e vedete che infatti c'è un personaggio che ci dà alcune informazioni. Per questo tour vi lascio allora alla presentazione. Giorgia. All'inizio il preferito, il genere, lo spazio e cosa vorrebbero cambiare della biblioteca da poi mettere nel tour virtuale e quando partire dal cancello e pian piano andare avanti. Allora, questa queste domande le abbiamo fatte a vari domande e chiaramente tutto è stato preparato prima. Poi questa cosa che abbiamo fatto. Allora, abbiamo fatto il tour con l'aggiunta dei personaggi dell'altro gruppo, con l'animazione e l'edizione. Per le foto a 360 gradi abbiamo utilizzato la macchina fotografica di 700. Poi siamo andate in giro per la biblioteca a fare le foto per in ogni posto della biblioteca e ne abbiamo fatte due a posizione perché così se una non è bene. Dopo aver finito il set fotografico abbiamo caricato le foto su Space, così poi le abbiamo unite per creare tutto. Appunto, abbiamo cambiato idea e abbiamo aggiunto i personaggi creati dall'altro. Questa? Questa qui è un'immagine di una foto a 360 gradi che potete vederla solo sul sito. Ok. No, adesso vediamo anche un pezzettino di tour, visto che ne abbiamo parlato tanto. Allora, questo tour è composto dalle immagini a 360 gradi che vedete, un po' come succede con Google Street View. Ci è permesso andare nelle varie postazioni, ad esempio possiamo andare a vedere la perandagia, troviamo il nonno, il personaggio, che ci spiega come funziona la perandagia, cos'è e via dicendo. Quindi poi possiamo entrare all'interno della biblioteca, troviamo ogni tanto, appunto fanno la loro comparsa, i personaggi che ci spiegano alcune cose, poi ci danno dei suggerimenti e possiamo effettivamente fare una esplorazione virtuale di tutta la biblioteca per sapere che cosa si fa. Vedete, c'è l'importantissima zona delle macchinette.
C'è la zona poi dove ci stiamo avvicinando, dove siamo adesso, e qua siamo nel lab che è il cuore, diciamo, di questo tipo di attività, nel quale ci sono le stampanti 3D, c'è anche l'angolo cucina, la macchina per stampare le magliette e via dicendo. E Tommy, che è il ragazzino, che ci dà le indicazioni, perché appunto ognuno dei personaggi ha una propria zona preferita, diciamo così, della biblioteca. Ok. Allora, volantino. Progettazione volantini. Io e Vittoria facciamo parte del club della progettazione dei volantini, e prima di pensare ad un volantino vero e proprio abbiamo pensato alla necessità. La necessità era di far avvicinare le persone al mondo del lab, della biblioteca e ai suoi progetti, quindi abbiamo pensato che il volantino fosse l'idea migliore. La creazione. Per crearlo è stato usato un programma di Canva. Canva è un programma che ci permette di creare sia presentazioni PowerPoint come questa, diciamo, e sia appunto di volantini, di storie Instagram, ad esempio. Ed è un sito che è gratuito, quindi possono utilizzare tutti. Potete trovare anche la parte a pagamento, ma in realtà va benissimo anche quella gratuita. Ed è un sito che comprende sia immagini e sia proprio grafiche particolari, quindi a differenza magari di Google vi permette di creare cose più particolari. Il concorso. Il gruppo del concorso ha ideato il concorso per invogliare la gente ad andare in biblioteca. Bisogna inserire il proprio nome, cognome e indirizzo email. I due premi che si possono vincere sono un magneto o un portachiavi realizzati dal team della stampa 3D. Il sito, abbiamo anche inserito un QR code sul volantino cartaceo per accedere al sito. Il team del sito web ha descritto tutti i progetti del lab della biblioteca. Distribuzione dei volantini. Il volantino cartaceo può essere distribuito a scuola o nei punti di ritrovo per i giovani oppure in biblioteca. E niente, qui abbiamo messo delle immagini del volantino cartaceo. Questo è il volantino cartaceo che abbiamo ideato. Okay. E niente. Sì. L'idea e il lavoro sono di Larwil Khadija, Sabbadini Elisa, Lisa Paolucci e Alice Rossini. Per invitare più persone a venire nel lab della biblioteca abbiamo organizzato un concorso. 30 persone circa potranno vincere un premio realizzato dal team della stampa 3D, che appunto avete già visto. E per partecipare bastano pochi e semplici passaggi. Infatti nel volantino della biblioteca è presente proprio un tagliando e una parte dedicata al nostro percorso. Infatti questo tagliando bisogna portarlo in biblioteca e metterlo nella scatola realizzata da noi, che è questa e quella nella foto. E appunto questo è il tagliando che è presente in una parte del volantino che ha presentato Giulia Mary. Bisognerà inserire nome, cognome e email per poter vincere un magneto e un portachiavi. E siccome ci sono e siccome sono finiti i volantini perché tante persone volevano fare, abbiamo dato altri fogliettini appunto da compilare per partecipare. Non mi provate. Ok, come avete visto, si tratta di un sacco di lavori correlati fra di loro. È stata creata una vera e propria campagna
massiva di pubblicità del lab su tutti i fronti possibili. Mancava che andassero in giro con i cartelloni e poi è stato fatto tutto il possibile. Lo avresti fatto, più di una l'avrebbe fatto sicuramente. Per cui è stato un lavoro d'equipe, un sacco di prodotti. Adesso magari potete anche vederli. Ognuna di voi ovviamente si prenderà un portachiavi o un magnete. E poi tutto quello che è stato pubblicato sul sito è accessibile, al di là del poter digitare l'indirizzo del sito, anche inquadrando i QR code, che sono questi codicini che abbiamo messo sia sul volantino, sia sui magneti, sia sulle calamite, per fare appunto in modo che chiunque abbia un cellulare o qualcosa del genere non sia costretto a ricordarsi un indirizzo lungo una spanna, ma basta inquadrare questa cosa, per cui ci si collega direttamente. È una forma di comunicazione un pochino più agevole. Ok, la presentazione è durata tanto perché hanno fatto un sacco di roba. Vai. Chiedi se ci sono domande. Si faccia una domanda, si dica una risposta. Prima volevo fare ringraziamenti a tutti i genitori qui presenti, la preside e le fondazioni che ci hanno supportato, alle ragazze qui presenti, alla nostra profe di arte e al personale che lavora qui in biblioteca, che ci ha veramente aiutato durante il nostro lavoro. Venga. Maker, perché è stato bello guidarci verso questo percorso istruttivo. Ti aspetto tranquilla. Allora, oltre a quello che ho detto, io vorrei ringraziare anche se non è qui, non è qui perché non è da esserci, ringraziare la fondatrice del corso, Lucia Pippette, perché ci ha dato a tutte noi un'opportunità di cui non ci dimenticheremo mai, che ci ha portato a fare. Grazie. Avete delle domande da porci? Troppe domande. Porci. Ok. No, abbiamo qualcosa da aggiungere? Sì. Aggiungo una piccola cosa: che durante la presentazione di Verona è emersa un'idea proposta da Khadija, hanno chiesto agli organizzatori di creare anche un canale di TikTok, perché è un social particolarmente giovane, che si erano dimenticati di creare, visto che si rivolgono alle persone giovani, è abbastanza importante che si rivolgano con i canali giusti. Io non ce l'ho. Altra cosa, sempre le persone che hanno realizzato il sito si sono proposte di continuare a collaborare con l'Hub per mantenere il sito anche una volta finito Girls Coded Better, quindi sono assunte, esatto, per cui basta, direi che... Sono diventate una famiglia praticamente. Allora, io con tutto il cuore spero che queste amicizie rimangano, perché sì. Non sono semplici amicizie, ma diciamo che in questi 6 mesi ci sono state delle situazioni che magari una ha aiutato l'altra, cose del genere, e quindi spero con tutto il cuore che si rimangano. Perché abbiamo avuto proprio dei legami di crescita, siamo cresciute, anche se sono durati 4 o 5 mesi, ma sono stati veramente tanto istruttivi. Tutti i compiti che dovevate fare.
scelto liberamente, sì, per cui sì, si è creato un gruppo eterogeneo. Sì, sì, sono varie classi di scuole diverse anche. Sì, sì, sì. Alcuni di voi magari non si conoscevano, però da un punto di vista, esatto, non si sapeva. Mi conoscevo una ragazza. Sono una ragazza, direi. Noi avevamo diverse ragazze della nostra classe. E abbiamo cercato di valorizzare appunto di ognuna, non so, ci sono persone più brave a disegnare, veramente brave a disegnare, persone più tecniche, persone più abili a comunicare. E persone più chiacchierone. Persone che sono abbastanza in difficoltà a parlare davanti a un pubblico, come vedete, per cui di ognuna si cerca di tirare fuori il meglio, come succede in un'attività lavorativa. Quello che hanno fatto non è stato un compito, fuori di qua non hanno dovuto fare niente, salvo qualcuna che ha voluto fare qualcosa perché le andava di fare, ma diciamo che hanno intrapreso un'attività lavorativa. Dall'inizio alla fine è stato un progetto, ci sono state diverse idee, ci sono state biforcazioni, ci sono state scelte, per cui si sono comportate esattamente come si comporta un team di lavoro. Quindi quando avranno modo di confrontarsi con un'esperienza lavorativa vera, penso che ritroveranno. Funziona così. Funziona così. E io vorrei aggiungere anche la costanza che hanno avuto, perché un corso che dura 6 mesi, che è iniziato a novembre ed è finito settimana scorsa, nonostante i tanti compiti, le varie difficoltà, verifiche, eccetera, hanno portato avanti questo impegno per 6 mesi. E quindi vogliono riconoscimenti adesso di tutti i generi. Grazie, grazie. Piccolo, piccolo, che lo diamo. Ah, scusa. C'era conosciuto un coach che ha un grande e quando vuole per ognuno di voi, economico mica tanto. Da parte di noi amministrazione, da parte della fondazione, ovviamente da parte dei bibliotecari, della biblioteca, da tutte quegli enti, quelle associazioni, da parte della scuola che sono stati coinvolti in questo progetto. Così non ti accontenti, ho già capito io. Santi! Avete un portachiavi? Ma niente da fare. Dovrebbero essere in ordine alfabetico. Insomma, sì. Francesca. Non c'è. Li prendo io. Ah. Non c'è. Non c'è. Io lo posso riportare domani. Sì. Non c'è. Pidini, Giulia, Mary. Donna. Oh! Mary. Guarda la testa. La Khadija. No. Non c'è. Margherita. Tina.
Cinisa Cristiana. Deve essere due Elisa. Urani Valentina. Sì, Vittoria. Non c'è. Sabbadini Elisa. Sì.